Siete riusciti a portare a casa un match davvero combattuto. Siete partiti male perché loro vi hanno messo subito sotto con grande intensità sotto canestro. Poi però siete riusciti a trovare ordine, penso a te che sei uno comunque degli esterni, che ha messo ordine, avete trovato penetrazioni importanti e canestri decisivi nei momenti chiave. Sì, la partita è stata dura, loro erano molto atletici, solo che vabbè, noi forse avevamo un po' più di esperienza e l'abbiamo messa in campo. Magari non dall'inizio perché siamo una squadra nuova, nuovi elementi, non ci conosciamo. Questa è una delle prime partite, quindi abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Il risultato si vede, il campo, 42 la vittoria. Si è vista la vostra esperienza, soprattutto perché siete stati bravi ad alternare canestri da sotto, che poi magari su tanti sono stati sbagliati, però comunque avete costruito bene. Ma siete stati anche bravi ad alternare con un tiro da tre punti che ha pagato nei momenti decisivi. Sì, stiamo in allenamento, stiamo provando tanti schemi per dare la palla sotto e far giocare i lunghi anche con noi. Noi esterni giochiamo e ce la caviamo, i lunghi devono carburare un po' di più e quindi piano piano arriveranno anche noi. E quando segnano vinciamo sempre. Vi faccio l'ultima domanda, eravate due squadre a zero, adesso vi siete sbloccati. Quanto è importante secondo te vincere un derby per il proseguo del campionato? Moralmente il derby è importantissimo, tutti gli sport, quindi va bene così, andiamo avanti così. Forza Virtus! Grazie!